L'unica canzone in cui ho scritto con il mio strumento, che è la chitarra. Sì! Perché mia mamma un giorno se n'è uscita dicendo che le persone sono un po' come i papaveri e i tulipani, no? I tulipani tipo, li devi piantare a 30 centimetri di profondità. Devi curarli, hanno bisogno di un terreno particolare, bisogna insomma curarli molto. E poi vengono fuori dei fiori che sono alti, resistenti, poi tipo nascono, sono praticamente semiperenni, credo si dica. Comunque l'anno dopo non è che devi ripiantarli, nascono spontanei. E invece altri sono come i papaveri. I papaveri non hanno grandi pretese, nascono in mezzo all'asfalto, nascono ovunque, però nascono e muoiono lo stesso giorno, spesso e volentieri. E quindi ho giocato un po' su questo parallelismo, visto che non ho abbastanza turbe mentali e quindi dovevo fare ancora delle metafore della vita. E quindi è uscito sto pezzo che... Il brano che parte come un brano acustico, cioè l'idea era proprio di un brano acustico, in realtà dopo l'inserimento del pad e l'asportazione della chitarra dalla prima strofa, in realtà parte come un brano elettronico e si rivela solo nel ritornello come brano acustico. È Quindi c'era vero. questo mescolamento. Troppa elettronica su una cosa che non è nata per avere l'elettronica, comunque non va bene. E quindi sì, gli ho messo dei ritmini elettronici, delle Che cosine. si chiamano? Andate a ripescare qualche video precedente e lo trovate. E però avevamo bisogno di due strumenti. Uno strumento che facesse una sorta di accompagnamento e che desse la struttura alla canzone, e uno strumento carino che facesse un assolo. Dello strumento accompagnatore ve ne parlerà poi il Carlo. Dello strumento che fa l'assolo, qui è quando le macchine sono più intelligenti degli umani. Beh, Quindi per vi molti umani non è sfido. neanche difficile. Teoricamente è un clarino. Ma chi suona quel clarino che fa l'assolo di Puppies and Toys? Chi di noi quattro lo suona? Chi di noi quattro ha suonato il contrabbasso in quella canzone? Nessuno. Facile. Infatti, per la registrazione del contrabbasso abbiamo chiamato l'amico Francesco Paolino, che Ringraziamo, eh? ringraziamo, che si è prestato a farci una traccia di contrabbasso per il nostro brano. Tra l'altro ricordiamo che il brano in teoria doveva essere pizzicato, cioè tipo con le corde così. E Bom bim bom 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 bim. lui no, Quindi lui c'è. voleva usare l'archetto. È Che tutto invece produce il polacco. suono. Dato che è un po' che manca da questi video, ma il famosissimo angolo della posta degli Eclettica Op scrive Adelaide da me dell'Omellina. Ma qual è quella malattia cutanea che ti fa spuntare i fiori sul corpo? Lo stop motion. Beh, lo stop motion è una serie di foto che vengono montate una dopo l'altra, che quindi appaiono come un video, ma in realtà non sono un video, ma sono tante foto una dopo l'altra. Tutta l'idea era molto romantica, no? Di questi fiori che crescevano sulla pelle di queste modelle. E ovviamente ringraziamo Valentina Cavallaro, che tra l'altro si è occupata anche del make-up, e Oli Milani. Loro si sono proprio prestate a questa cosa nella nostra follia. Anche lì, tempo stimato 4-5 ore, e alla fine alle 3 di notte le stavo ancora riaccompagnando a casa. Non è divertente la lomellina di notte, cioè con tutte le buche, insomma, bruttino. Vabbè, ma delle mie esperienze con le strade della lomellina ne ho già parlato abbondantemente in altri video. Dovevamo avere una pittrice e non ce l'avevamo, perché io due pittrici conosco, con una ci ho litigato, con l'altra doveva fare la cassiera all'Eurospin e quindi Non c'aveva la giornata libera. nessuna delle due poteva. Alla fine dipingo io tutti i fiori, cioè tipo foglia, petalo, petalo, foglia, petalo, e ogni volta li a scattare. Quante foto avete fatto alla fine? Poche.
Poche migliaia. Poche migliaia. No, erano, avevamo stimato sulle 700 foto. Quando sono arrivata a casa ne avevamo 400. Che sembrano poche, ma per ogni foto c'era un paio di pennellate, una foto, un paio di pennellate, quindi l'operazione è stata lunghissima. Sì, però comunque rimane il fatto che avevamo troppe poche foto, quindi lì parte la magia del... Se ti devi arrangiare, t'arrangi, perché non potevamo chiedere un altro giorno a queste due povere ragazze di fare su e giù, anche perché, insomma, tra lavoro, studi, è andata così. Faccio l'esempio, il batterista di solito usa le bacchette, quelle là in legno. Quelle con la E aperta, come dicono i miei amici milanesi. Invece io in questo caso ho utilizzato delle magnifiche spazzole, quelle che usano i jazzisti. E si possono ascoltare anche verso la fine, quando appunto si sente anche il nostro amico Francesco Paolino. Paolino? Devo riempire, dovevi muovere la bocca e farlo dire al Carlo. Il quale appunto suona le ultime note nella coda della canzone e si riesce a sentire anche dei piccoli soffici colpi che do con le spazzole e do anche delle piccole strusciate sulle pelli della batteria. Per gli ignoranti come me, tipo, questa cosa si chiama fare la pasta. Tipo, gira la pasta, batti, gira la pasta e batti, gira la pasta. Perché, e batti. Tipo, dai una mescolata, è come quando fai, che ne so, il purè, tipo. Va bene, vi abbiamo parlato del nostro brano Poppies and Tulips, che trovate su YouTube e su tutti gli store principali online. Lasciateci un commento e ci vediamo alla prossima volta. Allora sarà per quello. Per quello. Perché stai giocando col microfono? Perché non vedo. Bla bla. Ma questo è Emma Cossu che ti ha preso. Bom, bim, bom. Esatto, infatti salutiamo. Ciao Emma. Ciao Emma. Vabbè che c'è capelli lunghi, però insomma. Vabbè, no, scusa. Forse mi è partita l'Emma Marrone che è in me. Ciao Emma, grandissimo. Emma Cossu, studiava. E invece? Cosa sono i battenti? No. I battenti sono quelle cose che si utilizzano per battere. Per chiudere le finestre. E quindi questa è una piccola chicca. Studiate come utilizzare le spazzole. Non fate come me. Carlo, tu le usi le spazzole? Io non le uso mai. Ho provato un'altra cosa, gettonarsi, vai.